licenziato nel 96. In quel periodo collaboravo con l'Università di Salerno in qualità di cultore in filosofia teoretica. L'episodio nel quale mi sono imbattuto si ricava dalle lettere galileiane ed è il cosiddetto episodio dei delfini. Il padre domenicano Riccardi, addetto a rilasciare l'imprimatur per la pubblicazione del dialogo sui due massimi sistemi, si insospettì perché sul frontespizio di questo testo al fondo c'è un marchio con tre delfini disposti a spirale. Chiese spiegazione ai discepoli di Galilei, i quali dissero che era il marchio che usava lo stampatore Landini di Firenze. Allora Riccardi disse: va bene, allora portatemi altri testi nei quali compaia lo stesso marchio. Ma i collaboratori di Galilei riuscirono a fatica a reperire soltanto un almanacco e alcuni fogli sparsi. Incuriosito da questo episodio, sono andato a procurarmi il testo di Galilei e ho visto effettivamente che nel frontespizio ci sono presenti tre delfini disposti a spirale. E lì per lì non mi sono reso conto perché padre Riccardi si fosse insospettito. Poi all'improvviso mi è sembrato di intravedere in questo marchio il fatidico 666, in quanto ogni delfino è disposto in modo tale da rappresentare un 6. Mi sono chiesto come mai in un libro così delicato che trattava di argomenti astronomici fosse presente un marchio equivoco. Allora sono andato in cerca di qualche autore autorevole che riferisse sull'inizio della rivoluzione copernicana e ho trovato delle conferme a quanto mi era venuto in mente. Karl Popper affermò che la rivoluzione copernicana dunque non prende le mosse da delle osservazioni ma da un'idea di carattere religioso o mitologica. Questo lo ha scritto nel libro Congetture e Confutazioni. Afferma anche Mircea Eliade che un risultato estremamente sorprendente degli studi contemporanei è stata la scoperta del ruolo che la magia e l'esoterismo ermetico hanno avuto non solo nel Rinascimento italiano, ma anche nel trionfo della nuova astronomia di Copernico. Poi continua Eliade: se Giordano Bruno salutò con entusiasmo le scoperte di Copernico, ciò non fu in primo luogo per la loro importanza scientifica e filosofica, come in genere si crede, ma invece fu perché Giordano Bruno interpretò l'eliocentrismo con un significato profondo religioso e magico. Bruno profetizzò l'imminente ritorno della religione egizia, come descritta nell'Asclepio, il famoso testo ermetico. L'eliocentrismo era una dottrina segreta, coltivata anticamente dagli egizi, aveva degli aspetti pubblici e conosciuti che potevano essere le feste del solstizio, degli equinozi, però aveva anche dei rituali che venivano mantenuti assolutamente segreti e del quale ancora non si conosce la vera natura. Praticamente è venuto fuori il culto egizio con la pubblicazione del Corpus Hermeticum intorno al 1460 nella corte fiorentina dei Medici, effettuata la traduzione da Marsilio Ficino. Venne messa in circolazione appunto con il testo del Corpus Hermeticum la logica eraclitea della conciliazione degli opposti. Questo processo logico invece era ritenuto contraddittorio, è ritenuto contraddittorio dalla logica aristotelico-tomista, per la quale il bene e il male non possono conciliarsi né tramutarsi l'uno nell'altro. Corpus Hermeticum può ritenersi la Bibbia della religiosità egizia, della magia, dell'ermetismo magico. In effetti, i capitoli finali contengono questa concezione demonologica del sistema solare, nella quale il Sole viene concepito come lo spirito centrale solare intorno al quale gravitano gli spiriti sottomessi, i demoni planetari. Peraltro al 666 come numero, in ambito cabalistico, viene fatto corrispondere lo spirito solare Sorat. Al finire del Medioevo, intorno al 1400, alcuni libri che trattavano della cultura orientale classica, importanti, tra i quali anche Corpus Hermeticum, vennero in Italia in occasione del concilio di Firenze. Il cardinale Bessarione raccolse una biblioteca. Questa biblioteca si trovava a Venezia e probabilmente in questa biblioteca si trovavano anche i testi della magia rinascimentale appena tradotti da Marsilio Ficino. Copernico risiedette in Italia a cavallo del 500, a Bologna, a Padova, e quindi si trovò senz'altro
frequentare anche i circoli di Venezia ed è molto probabile che in questa occasione venne a conoscenza dell'interpretazione ermetica del sistema solare. Viene attribuita a lui la rivoluzione eliocentrica, come se egli fosse il principale artefice. In realtà Copernico cercò di sviluppare l'aspetto scientifico-astronomico del modello eliocentrico, con poco successo, al punto che anche lui probabilmente non ci credette e abbandonò il lavoro per diversi anni, raccogliendolo episodicamente, finché negli ultimi anni della sua vita vide arrivare un personaggio, il Reticus, Reticus della zona di provenienza, che rimase con lui, si autoinvitò per più di 2 anni, vivendo nella sua casa, e fu il Retico che stimolò molto insistentemente Copernico a riprendere gli studi e a pubblicarli. Il Retico aveva previsto per questo libro il titolo De Revolutionibus. Forse Copernico stesso invece propose come titolo sulla rivoluzione delle orbite celesti. Volle restringere la sua ipotesi in ambito strettamente astronomico. Invece Retico interpretava l'eliocentrismo in senso bruniano dal punto di vista magico, cioè nel senso che poi Bruno sviluppò. Il Retico anticipò persino Campanella, perché aveva visto nella teoria eliocentrica il germe di tutte le rivoluzioni sociali e politiche. Il modello eliocentrico portato avanti da Copernico aveva molte carenze. Le previsioni delle sue tabelle, che in realtà ricalcavano quelle di Tolomeo, non permetteva di prevedere i passaggi planetari, cioè non corrispondeva all'effettiva situazione del cielo. Il modello copernicano, finché non intervenne Keplero, non aveva nessun fondamento scientifico. Keplero fu l'assistente di Tycho Brahe. Tycho Brahe era il maggiore astronomo dell'epoca. Costruì strumenti particolari per riuscire a definire meglio e osservare meglio i passaggi planetari e i movimenti celesti. E raccolse queste sue osservazioni in numerosi quaderni. Questi quaderni, tra virgolette, facevano gola a Keplero, ma Keplero non poteva utilizzarli perché Tycho Brahe non era eliocentrista, aveva elaborato, sulla base dei suoi dati sperimentali, un sistema del tutto alternativo a quello di Copernico, che prevedeva la Terra in quiete e i pianeti ruotanti intorno al Sole, il quale a sua volta ruotava intorno alla Terra. Dalla realtà Tycho Brahe elaborò il modello. Dopo alcuni scontri proprio anche violenti, difatti Keplero se n'era andato via, Tycho Brahe morì repentinamente intorno al 1600. Si cominciò a parlare di un avvelenamento quando il corpo è stato riesumato pochi anni fa. Sono stati trovati effettivamente tra i suoi capelli tracce di mercurio. Il mercurio era un elemento molto utilizzato dagli alchimisti. Quando Tycho Brahe morì, Keplero subito venne nominato matematico della corte imperiale, ma cosa ancora più importante, ebbe modo di prendere tutti i quaderni con i dati raccolti da Tycho Brahe e sulla base di questi quaderni, interpretandoli secondo la teoria eliocentrica, riuscì quindi a dedurre le 3 leggi famose che regolano e dimostrano la perfezione geometrica del sistema eliocentrico. La realtà invece poi avviene quando si passa a livello fisico. Nascono le contraddizioni. Se si aprono gli occhi si vede il Sole che si muove intorno alla Terra. Se si cerca di costruire un modellino utilizzando i valori delle masse dei pianeti e delle loro distanze dal Sole, non viene fuori il modellino che si vede su tutti i libri di testo o le animazioni che si vedono sul web. Ci fu un fisico, Fred Hoyle, che cercò di realizzare in scala un modellino. Il Sole veniva ridotto a 1,5 metri di diametro. La Terra 1,5 cm di diametro, però veniva posto a 150 metri. Plutone era un granellino che veniva posto a 6 km. Avviene per esso quello che è avvenuto per l'atomo e che Heisenberg stesso riconobbe come la filosofia del come se. Cioè si vedono questi modelli e si usano come se fossero veri. In realtà non rappresentano la realtà. La rotazione della Terra è una cosa che crea anche così delle perplessità, in quanto la Terra dovrebbe ruotare su di sé a circa 1600 km orari e intorno al Sole a 108.000 km orari. Allora come mai non ci si accorge di questo movimento? Viene portato come esempio il discorso sui due massimi sistemi della seconda giornata, in cui Galileo parla della nave. Se noi ci troviamo all'interno di una nave che viaggia in modo rettilineo, non ci accorgiamo del suo movimento. Però in questo caso la Terra non si muove in modo rettilineo. La Terra accelererebbe e rallenterebbe a seconda della sua distanza dal Sole. Come mai tutto questo non viene rispecchiato dai sensi?
E sappiamo che su una giostra, anche quando ruota molto lentamente, si vedono degli effetti fisici, si hanno delle accelerazioni. È possibile dire che la Terra si muova assolutamente rispetto ai cieli. La teoria spiega in modo formale tutte le esperienze dal punto di vista eliocentrico, però le stesse esperienze potrebbero anche essere sviluppate dal punto di vista geocentrico. Si può anche dire che in realtà i venti non sono provocati dalla rotazione della Terra, ma dalla quiete della Terra e dal movimento dei cieli. Quando in effetti Foucault fece ruotare il pendolo per dimostrare il movimento della Terra, egli stesso rimase sorpreso. Lui pensava che se il pendolo si muove insieme alla Terra, il pendolo si muove da ovest ad est. Invece ha visto che l'asse del pendolo si spostava non da ovest a est, ma da est verso ovest, nello stesso senso del Sole. Quindi se l'esperienza fosse stata effettuata ai tempi di Galilei, avrebbero tutti riso perché avrebbe dimostrato quello che già si credeva. È chiaro che sono passati 500 anni dalla pubblicazione del libro di Copernico, De Revolutionibus Orbium Celestium, e quindi in questi anni tutte le migliori intelligenze si sono concentrate per dimostrare il movimento della Terra rispetto alla quiete del Sole. Il sistema geocentrico medievale è sorpassato e non ha nessun valore al giorno d'oggi, però bisogna dire che in effetti si potrebbe anche pensare di elaborare un modello metafisico che partisse dalla realtà così com'è per raggiungere poi all'astrazione.